Pianeta Tecca, larga, comoda, abbiamo un autista e un ospite di eccezione, un intruso, sì, sono io. Devo dire che questo autista non è che... cioè... cominciamo bene, Giuliano Morelli. L'autista non va bene. Che ti porta in giro per tutta l'Italia, tutto il mondo, sempre guidando lui? Lo teniamo come marito, ma come autista lo cambiamo. Sai, non è tanto veloce. A me piace la velocità, io guido tantissimo. Però qui siamo in mezzo alla neve, non è che... No, e tu hai già provato prima sulla neve con grande successo. È bellissimo, veramente. Poi avere i complimenti di Jordi così è stato veramente molto importante per me, che adesso voglio iniziare a fare le gare sulla neve. Anch'io che ero seduto di fianco a quello che guidava, sono stato benissimo, adesso bisogna stare in una spa per mezza giornata perché c'ho ancora il mal di pancia dalle curve che faceva giù e che sembrava che ci avesse in mano un frullatore. No, perché all'inizio ti spiegano di tenere bene il volante e io pensavo che dovevo tenere proprio... E lei praticamente si trovava intorcigliata che non riusciva neanche più a sciogliersi. Le prime volte sono, ragazzi, alla fine ero bravissima. Per capirci, a casa vostra chi decide che macchina comprare? Ma che domanda è? Ovviamente io, come in qualsiasi casa di maschio italiano che si rispetti, l'uomo decide tutto. Mattia, che domande fai? Cioè, noi donne siamo bravissime a far credere ai nostri mariti che scelgono loro, però in verità scegliamo in base al colore della macchina. Quindi questa che è la trazione integrale fa lo stesso, è importante che sia bianca. Cioè, importante che la trazione integrale, integrale sia di un colore che piaccia a noi donne, ovviamente. A me piace tantissimo il bianco. Bianco. Quando vi stavo proponendo la macchina, dicevo, amore, c'è questa, cioè, ma è bianca? Faccio, amore, sì, la si può chiedere anche bianca, e quell'altra, ma quell'altra, cioè, beh, sì, amore, tutte le puoi chiedere bianche. Però quell'altra sembra un po', cioè, da lavoro, né, amore? Quindi vai a fare la tessista adesso. Un'ultima domanda, così, Giorgio, per entrare proprio più nel dettaglio. Voi avete due bambini bellissimi e due cagnolini che ancora non ho avuto il piacere di conoscere. Tutti nella Tecca ci starebbero. Ma non è solo i due bambini, ci sono anche le valigie. Sono le valigie, sono le cose che deve portare dietro Giuliana, perché lei, dopo che abbiamo 7 valigie, i bambini, i cani, lei cosa fa? Portare. Si ferma in qualsiasi posto, prende delle scorte di patatine, di porcherie per il viaggio e ha tre buste della spesa di robacce che devono così, capito? Quindi nella Tecca ci sta tutto, ma perché noi abbiamo... Ovviamente anche questo lo decidi tu, è ovvio. Quante valigie, la dimensione delle valigie, certo. No, per la roba della valigia no, perché io divido la mia valigia anche con i bambini, non sono una che porta 30 scarpe, quelle robe lì, vero? No, diciamo che io posso decidere, come a casa abbiamo delle scale, se portare giù prima una valigia o l'altra valigia o l'altra valigia o l'altra valigia. Lei mi fa, amore, scegli tu quale portare giù per prima, vedi, capito? Metti tu in macchina? Metti tu in macchina? Non so perché, ma a me questa cosa risulta molto familiare. E mi sa che il 50% degli italiani, cioè gli uomini, mi capiscono perfettamente. No, ragazzi, comunque è importante che decidete sempre tutto quanto, che avete sempre questo potere con noi donne, cioè... Certo. È importante per la decisione della macchina. Grazie a Giuliana Morena e Edoardo Stoppa. Alla prossima. Ciao a tutti!